Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Non sono riuscito a farvi un gameplay su Call of Duty Ghost, ma in compenso vi faccio un vlog proprio sugli aggiornamenti di questo titolo di Call of Duty. Come sappiamo ragazzi, sta per uscire il DLC Nemesis, che ovviamente chiude il Season Pass, con l'ultimo DLC sarebbe il quarto, e dovrebbe uscire, da quello che posso vedere da qui da internet, il 5 di agosto. Speriamo bene ragazzi, ho visto il trailer, sembrano belline le mappe, quindi mi auguro che il 5 agosto i camper si fermino invece su Invasion e non vengano su Nemesis. Oltre a questo ragazzi, una cosa molto importante è che sono iniziate le guerre tra clan e ognuno ha la possibilità col proprio clan di salire magari di divisione. Io ragazzi sono nella divisione oro con i miei compagni, con i vari miei compagni, che dovremmo essere 5 se non sbaglio, 5 o 6. Ragazzi, per salire di clan ovviamente bisogna fare dei punti e bisogna conquistare dei territori. Ve lo spiego molto semplicemente perché molti non capiscono come riuscire a guadagnare i punti per salire nella divisione successiva. Ovviamente sappiamo che le divisioni sono bronzo, argento, oro, platino e diamante. Se non ricordo male ragazzi, dovrebbero essere queste 5. Se ho sbagliato correggetemi pure. Comunque sia, io sono nella oro e per conquistare i vari territori c'è bisogno di giocare le modalità normali, non clan vs clan, ma le modalità tipo deathmatch a squadre, dominio, salvataggio, zona di lancio, blitz e varie modalità anche in veterano ragazzi, che sono anche quelle ricche di punti e ovviamente guadagnate anche territori. Io ragazzi in questi 4 giorni sicuramente mi impegnerò per magari far salire il mio clan nella divisione platino e poi, quando ci saranno le prossime guerre, anche nella divisione diamante. Perché se ovviamente salite, sapete che si sbloccano le varie mimetiche che sono veramente utili. Quindi ragazzi, se avete la possibilità o magari se volete sfidare il mio clan, in questo caso mandatemi messaggi su Cura93, su Xbox One, perché principalmente il mio clan è tutto su Xbox One. Cercherò di magari sfidare il vostro clan per divertirci un po', per fare anche punti, perché alla fine facciamo punti. Sapete che per guadagnare un territorio, per conquistare un territorio, c'è bisogno di vittorie. Io infatti ragazzi ho visto che molti dei miei avversari, altri due clan anzi, quindi sono molta gente, ha conquistato vari territori, quindi ha fatto molti punti grazie a tante vittorie su deathmatch e su dominio. Quindi ragazzi, per superare gli avversari bisogna fare più vittorie per racimolare il primo posto e quindi salire nella divisione platino, in questo caso la mia, per il mio clan. Poi ovviamente Nemesis ragazzi, come vi ho detto, spero che sia un bel DLC, spero che non sia invaso da camper, perché sinceramente Invasion è una mappa, anzi Invasion è un pacchetto mappe veramente bello. Poi ovviamente si chiude anche il ciclo di Extinction e questo è veramente interessante, che a me è piaciuto molto. Io l'ho finito quello di Invasion ed è stato veramente una figata assurda, però che con l'ultimo capitolo sia proprio una bomba, schizzi alle stelle, diciamo, l'adrenalina su Extinction. E boh ragazzi, questo è tutto su Call of Duty Ghost. E poi ovviamente Advanced Warfare, come avete visto, è uscito un trailer, se volete ve lo linko giù, anzi ve lo linko giù nel mio canale per tenervi aggiornati, perché forse non l'avete visto. Spero che sia un bel gioco Advanced Warfare, l'ho già prenotato. Ho visto la grafica, è veramente cazzuta, sembra veramente cazzuta, la Sledgehammer ha fatto un buonissimo lavoro. E niente ragazzi, quindi da Cura93 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga.